E sono i cavalieri di Crash che gioca e va a fare in culo. Andiamo. Andiamo a farsi dare contro il boss. Ok, è ora di doppiare a cazzo il misterioso viaggio di Ripto. Ah, sei tu, Bandicoot, è vero? Spiro mi ha battuto in passato, ma non mi farò certo umiliare da una creatura come te. Preparati ad essere sconfitto. Ah, proprio Crash contro... No, in questo modo... Che occhi c'ha Ripto? Fanno schifissimo. Guarda, anche le animazioni sono orribili. Se tipo c'è la faccia incazzata, diventano neri... I cosi... I sopraccigli. Guardate, guarda che merda. Ah, c'è Ghoul! Ok, la battaglia sta vincendo... Ok. Vabbè, a fare in culo però. Quindi quelli, quando li colpisco lasciano tre palle, quindi non vanno distrutti. Se no, mi fanno in culo. Basta semplicemente evitarli. Ok, quella fiamma di sotto sta sul cazzo proprio. Ok, bisogna capire bene la strategia per batterlo. Comunque mi sembra abbastanza semplice. Quel Ripto lì comunque è bruttissimo, è peggio di quello di Spiro 4 quasi. Non sto scherzando, ma che due palle, che due coglioni. Dai, sembra... Non è tanto, ma... Ma devo colpirlo tante volte nella barriera, così si rompe. Figlio di puttana, che non sei altro. Ok, con calma si fa tutto. Invece che sparo più volte che posso senza colpire i figli di Troia, anche se in impresa. Fatti, perché sono, manco si vedono quei pezzi di merda. Dai, che cazzo era quella cosa? Camera mia. Va bene, ho capito. Che due coglioni, qualcosa è impossibile da schivare. Ma tipo dimmi dove quanta vita ha in una qualche parte del cazzo. No! Ma come cazzo si entra con... Non c'è un modo per andare più veloci? No, nulla. Le bombe servono a qualcosa o solamente a rompere i coglioni? Dai. Ah, quindi devo proprio aspettare. Dovrei aspettare, tipo devo sopravvivere per qualche secondo. Ma che palle! No, cioè non è accettabile come cosa. Ma io non sparo più. Giusto quelli blu perché non lo so, ho come l'impressione che... Ah, quelli blu! Se colpi quelli blu, Ripto diventa... Senza barriera, cioè gli va via la barriera. Ok, ho capito la strategia. Quei cosi, quei fuochi del cazzo io non li sopporto proprio. Dai, dammi uno blu. Dai, Ripto, non fare il timidone. Ok, t'ho colpito, no? Adesso lo prendo in culo. Ok. No, ma non è possibile! Quei cosi di sotto sono troppo veloci! Ecco qua. Bene. Vado alla grafica, sembra quello di Toy Story, quello del Mega Drive. E non è un complimento, assolutamente. Non mi ha preso. Cazzo. Sto avendo culo in questo momento. Ok. Bene. Colpiscilo, colpiscilo, colpiscilo! Bene. Adesso credo che mi manchino tipo tre colpi. Ah, per Gulp è immortale, quindi come cazzo evito? Ho colpito quello lì, adesso tu devi farti uccidere. Ok, cosa succede? È morto. Ah, mi avrei anche battuto, ma non significa che ha fermato il mio piano. Non preoccuparti, Crash. Vogliamo che tu scappi per poterlo seguire fino alla sua. Parasite, ti sei ricordato? No. Ti sei ricordati di mettergli addosso il trasmettitore, vero? Errore di scrittura. Crash che fa? Crash, non dimmi che te ne sei dimenticato! Non preoccuparti, mi sono battuto con carte che sono riuscito ad appiccicchiargli il trasmettitore prima che fuggisse. Ottimo, ottimo Spiro, riceviamo un segnale! Sembra essere una base spaziale orbitante! We got signal, proprio. Oh no! Temo che sia troppo lontano! Aspetta, ho
idea, Crash! Se riesci a raccogliere tutte 20 le gemme trasparenti, posso fare a questo portale e inviarti con uno spiro alla base di Ripto e Cortex. A quel punto potete fermarli per sempre. Questo sì che è un piano, che ne dici, Crash? Quindi dovrei prendere in teoria tutte le gemme, giusto? Dovrei. Sì, dovrei prendere in teoria tutte le gemme, però mi sa che non lo farò, mi dispiace, gioco. Ah, sfigato. Ok, devo decidere, prendo tutte le gemme o fisco le spie qua? Ok, dato che sinceramente il gioco non mi piace più di tanto e mi romperei a fare di nuovo tutti i livelli per prendere le varie gemme così, ho deciso di mostrarvi il finale così per competenza con i trucchi, insomma, perché c'è il trucco che ti permette di vedere tutti i filmati, quindi ho fatto così. Lo dico per sincerità, perché sennò non avrebbe avuto senso dire una bugia. Ottimo, no, ragazzi, siamo riusciti a raggiungere la base di Ripto e Cortex, andate, prendoli. Ok, c'è un bug. Sei finito, Ripto, e anche tu, Cortex. Ah, Spiro! No, questa qui non è la voce di Cortex. Oh, Spiro e Crash! Non posso credere che siete arrivati fino a qui, ma non importa. Questa è la vostra capolinea, l'ho fatta di merda la voce di Cortex. Preparatevi la sconfitta, e questa volta sul serio! Ce l'abbiamo fatta, non so come, e non... penso che sia comunque come i soliti Crash che si ripete il boss finale la seconda volta. Speriamo che quei due non ci diano più fastidio, ma se dovesse succedere... Puoi contare sul mio aiuto e quello di... Puoi contare sul mio aiuto e su quello di Sparks. Comunque la B che c'era lì alla fine negli altri dialoghi non c'era, quindi non so perché l'abbiamo messa. Bene, avere come amico un drago coraggioso come te è una grande risorsa. Giusto, Crash? Fine. Che finale di merda. Un Crash che strangola Spiro, guardate che faccia che fa proprio. Proprio, ah, mi sta uccidendo. E qui c'è tutta la gente che ha fatto il gioco così. Sbaglio, alcune lettere sono guaste. Non so se sono fatte apposta o... Sì, sono sempre la prima, quindi sono fatte apposta, dai. Sì, comunque, ecco, questo qui è la Crash Fusion. Non ho fino al 100%, ma non me ne importa nulla. Però, e questo c'è un grande però, c'è un minigioco tipo nascosto che si sblocca così, mi sembra. E adesso ve lo mostro per completezza, per perdonare il fatto che non abbia fatto il boss finale, cioè rifà il boss vecchio, ma non mi andava proprio. Lo sto cercando, eh. Eccolo qua, bisogna mettere... Ah, no. Si fa in altro modo. Non c'è un codice da mettere su. Adesso vedo se ci riesco. Se non ci riesco, ve lo dico. Ok, allora, sì, il trucco si deve fare così, eh. Bisogna premere tutti i tasti sul Game Boy e lasciare che lo schermo diventi bianco. E poi lasciare andare. E ora dovrei essere in grado di giocare al gioco nascosto. Dovrei essere in grado. Però non lo vedo. Forse da qualche parte. No, eh. Nada. A me sembra che non funzioni il trucco, sinceramente. Però poi boh. Magari sbaglio qualcosa io. Vai, premi tutto. Nada. Nulla. Ma mi sa che un trucco si chiama Spirito. Spiro Party USA. Forse appunto esattamente sulla versione americana. Cioè, cos'è una stronzata di quelle galattiche? Quindi vabbè, ci sono altri trucchi scritti, ne mostro qualcuno. Allora, Orange Game, Green Pants. Questi qui non sono molto interessanti. Ok, facciamo questo qui. Che ci dovrebbe fare dare un crash che lancia le granate. Dove è R? Poi il 4 STR 4 W B 3 RR Y Y accetta. Premi R per lanciare granate.
Dai, lanciando le granate. Yeee, yeah, Crash lancia le granate, utilissimo soprattutto ai fini del gioco. Vabbè, è un trucco, dai, non è inutile lamentarsi. Abbandoniamo, mostriamo qualche altro trucchetto, dai. Ma che ci siamo. Qualcosa di carino, dai. Gioco viola, gioco grigio. Prima fai il gioco grigio. La PR3 MS3 N per N TZ. No. Alla grande. Ah, è diventato tipo. È diventato il Game Boy quello non color il gioco. E questo sarebbe alla grande? Non ho capito il senso di alla grande. Proviamo a mettere qualcos'altro? Vediamo il gioco viola. WMP4 WMP4 F R R 2 zeri T. Dove la T? Eccola qua. Vediamo un po'. Botte come una volta. Cacchio. Oh mio Dio, gli occhi, che male. È orribile. È uno schifo. No. No, via da me. Via, subito via. Abbandono immediatamente. I miei occhi non gradiscono. Ok, l'ultimo che metto, che poi ha tutte cazzate. Orange Game, dai, sarà più carino Orange Game. L4 4 MPP MPP 0 ST. Ok, ho perso il cursore, eccolo. Codice non riconosciuto, dove ho sbagliato? Ma potevi anche lasciarmi. Allora L4 PP. Ma L4M, ecco dove ho sbagliato. L4M PP 0 ST. Aranciottimo. Ok. Fa più schifo di quello viola. È proprio veramente. Se uno mette i codici di sto coso qua, è un pirla. Fa schifo sti codici. Sono orribili. Che abbandona e dire che i codici belli sono finti qua. Decisamente. Cioè codici belli, codici decenti. Se no qui c'è a cuoco infinito. Che non serve un cacchio di nulla. Ah, non è neanche un codice di una password, quindi. Quindi direi. Direi che non serve a nulla. Non c'è più nulla da dire. E quindi qui a Twin Fox alla prossima. Questi codici qui fanno cagare. Comunque. Niente, spero che vi sia piaciuto il display. Mi dispiace averlo finito al 100%, però io non faccio mai il display al 100%, se no mi durano 50 parti. Già Jack non al 100% mi ha durato solo 50 parti, quindi mi metto a fare anche tutti i giochi al 100%, anche quelli che non mi piacciono. Il mio canale, cioè, faccio video, cioè in un anno farò due giochi, fine così, quindi non mi sembra il caso. Qui è Twin Fox, alla prossima, ciao, spero che vi sia piaciuto lo stesso.